Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare assieme di freni, cioè meglio un freno tradizionale o meglio un freno a disco. Allora, sicuramente il trend del mercato in questo momento è il freno a disco, però si riescono a trovare moltissime occasioni di bici anche top di gamma molto recenti con freno tradizionale. Conviene ancora prenderlo? Che benefici abbiamo con un freno tradizionale che fino a poco fa si utilizzava da tutti? Ah, piccola parentesi, i tre vincitori dei grandi giri, fino ad ora non si è mai vinta una grande corsa tappe con un freno a disco. Quindi per un ciclista professionista sicuramente non dà quel qualcosa in più. Cosa può cambiare con il freno tradizionale? Sicuramente la modalità del cambio delle pastiglie, perché è una cosa molto semplice che penso tutti riescono a fare. E il freno tradizionale pesa di meno rispetto a un freno a disco, perché un freno a disco, oltre ad avere il disco, ha tutto il suo impianto frenante e via dicendo. Dopo anche ci arriviamo a introdurlo un attimo meglio. Ma conviene ancora prendere una bici col freno tradizionale? Guardiamo anche le ruote, perché se abbiamo un freno tradizionale rispetto a un freno a disco, il pattino va a battere sul cerchio, ovviamente, per frenare. E se abbiamo dei cerchi in carbonio, ovviamente usandoli tanto, usandoli negli anni, dopo un po' il nostro cerchio sarà da buttare quando la pista frenante è rovinata. Questa cosa ci farà ovviamente buttare la nostra ruota dopo qualche anno. Se invece avessimo un disco, frenando sempre sul disco, cambiamo quello e siamo a posto. Ovviamente si parla di tanti chilometri macinati sopra una ruota, quindi qualche stagione le ruote col carbonio, anche frenando tanto, possono durare tranquillamente. Un altro pro del freno tradizionale è che adesso, anche se andiamo a prendere una bici nuova, lasciamo da parte l'usato che vi ho accennato prima, costa di meno rispetto a un freno a disco. Difatti, se andiamo a prendere la stessa bici con freno tradizionale e con freno a disco, con freno tradizionale andiamo a risparmiare all'incirca quei dai 300 ai 500 euro, dipende anche dalla casa produttrice. E questo è un breve riassunto del freno tradizionale. Se poi conviene o no prenderlo, spetta a voi valutarlo. E adesso andiamo a parlare del freno a disco. Freno a disco è la tecnologia che è stata portata nel ciclismo su strada da Colnago qualche anno fa. La cosa strana da dire è che Colnago ha portato questa tecnologia nel ciclismo su strada e se guardiamo le squadre che utilizzano le Colnago, cioè UAE Team Emirates e la Gazprom Rusvelo, è da questo anno che hanno iniziato a usare qualche bici col freno a disco. Fino all'inizio stagione li vedevamo sempre con freni tradizionali. Difatti, una cosa che è un po' contro per un ciclista professionista con il freno a disco è che se devo cambiare la ruota subito, se avvicino un compagno con il freno, quello tradizionale, stiamo un secondo a togliere la ruota e rimetterla su. Con il freno a disco devo cambiare assolutamente la bici, quindi se non ho l'ammiraglia dietro è un po' un problema. Difatti in questo Giro d'Italia, non so chi se lo ricorda, è successo a Jakob Fuglsang di bucare nella tappa, quella di Tortoreta, che è andato a vincere Sagan, in discesa. Ha dovuto aspettare nel gruppettino dietro che Felline era, se non sbaglio, che gli ha dato la sua bici. Infatti questa è una cosa da tenere in considerazione, ma se noi andiamo a farci il nostro giretto ogni tanto non è assolutamente un problema. Come ho composto un freno a disco? È composto ovviamente dal disco, dalla pinza del freno, dove ci sono all'interno le due pastiglie che possono andare a sostituire le pastiglie, quelle del freno tradizionale. L'impianto frenante può essere sia d'olio che meccanico o semi-idraulico. L'impianto meccanico è quello più economico e nelle bici top di gamma non lo andiamo neanche a trovare. Funziona praticamente come un freno normale che abbiamo su un freno tradizionale: tiro il cavo e le pastiglie vanno a toccare il disco. Quello semi-idraulico funziona uguale, l'unica roba è che quando vado a tirare il mio cavo c'è l'olio che va ad azionare le due pastiglie. Questo è stato utilizzato tanto nel ciclocross qualche anno fa, quando la tecnologia non era ancora avanzata come adesso e si usavano le stesse leve che si usavano tranquillamente su strada e quindi si riusciva a mettere il cavo che tirava sull'olio del freno semi-idraulico. E il più usato e il più comodo è quello idraulico. Cos'è un freno idraulico? È un freno a disco che viene azionato con dell'olio.
Infatti all'interno delle guaine ci sono l'olio. C'è l'olio. Difatti, più o meno una volta all'anno, più o meno dopo un bel po' di chilometri, bisognerà fare uno spurgo dei freni. Quindi, oltre al cambio delle pastiglie, bisogna tener conto che sarà da fare uno spurgo dei freni per andare a togliere l'aria che si è formata all'interno della guaina e per andare a cambiare proprio l'olio che c'è all'interno. Quindi questa è una cosa da tener conto in una bici con il freno a disco. La frenata con un freno a disco, iniziamo a sentire i suoi benefici quando le temperature fuori sono un attimo diverse. Cioè, se in una giornata piovosa con il freno tradizionale faccio più fatica a frenare, con il freno a disco freno sempre uguale. Questa può essere la comodità in più per un freno a disco. Lei la cosa che porterà a spingerci a comprare un freno a disco è che il mercato adesso, in questo momento, è proprio con tutte bici con freno a disco. I marchi tendono a fare bici solo con freno a disco adesso. Difatti, se avete visto i video dove spiego un po' le bici, marchi come Specialized, Wheeler, tendono a fare il loro modello top di gamma solo con freno a disco, senza la possibilità di avere un freno tradizionale. Oltre al freno, tendono anche a mettere i gruppi solo elettronici. Quindi questo ci fa proprio capire quale sarà il trend nei prossimi anni. E questo in breve è il riassunto di freno disco e freno tradizionale. Che poi voi vogliate prendere una bici col freno disco o una col freno tradizionale, questi possono essere i pro e i contro del caso. Spero che sono stati utili per te. Se questo video ti è piaciuto, lascia un bel like, iscriviti al canale, attiva la campanellina. E io ti aspetto in un prossimo video. Ciao!